Sono Gaia, ho 20 anni, sono un'attrice, faccio teatro da quando ho 8 anni e il teatro per me è stato fondamentale perché mi ha aiutato tantissimo per aprirmi all'altro in quanto meticcia, in quanto donna ed è stato fondamentale per mostrare la mia identità e giocarci. Amo fare grafica, l'ho scoperta attraverso il mio attivismo, in particolare appunto tutto il movimento transfemminista milanese. Il mio lockdown è stato movimentato, innanzitutto, perché mi sono ritrovata a vivere di colpo da sola e senza poter vedere i miei amici né la mia famiglia. Ed è stata una botta. Ho provato un grande senso di solitudine. A Milano, per una cittadina milanese, non è così facile avere dei momenti di solitudine così prolungati. Inizialmente non sapevo cosa fare. Non sono una di quelle persone che durante la quarantena ha iniziato a leggere tantissimo, ma ha iniziato a scoprire come si suona la chitarra, anche se avrei molto voluto farlo, ma ero troppo spaventata inizialmente per fare cose. Poi però ho iniziato a vederne il lato positivo, chiaramente, perché ho visto che cosa c'era in quella solitudine, ho riscoperto delle emozioni che nella mia vita frenetica a Milano non facevo caso in sostanza. Ho fatto uno spettacolo teatrale durante il lockdown, si chiama Mentre marciamo, marciamo. Tutto lo spettacolo teatrale in scena abbiamo dovuto trasformarlo in uno spettacolo via Zoom, trasformato in monologhi singoli di donne resistenti, perché questo era il tema centrale. Avendo dovuto lavorare da sola sul personaggio, e su un personaggio forte come quello che mi era stato assegnato, mi sono detta: ma perché non uso questo senso di solitudine, questo senso di anche vuoto per dare corpo al personaggio? Sono cambiata durante la quarantena. Semplicemente adesso apprezzo molto di più la solitudine. Mi sono posta l'obiettivo di stare nella realtà con le sue contraddizioni. Magari sono triste, mi sento sola, arrabbiata, però quando sto in quell'emozione posso anche innanzitutto comunicarlo all'altro. Il momento in cui l'ho comunicato è espresso, può essere rielaborato e posso scoprire che anche l'altro prova la mia stessa identica cosa e spesso c'è quell'incontro meraviglioso di intensità.